pomeriggio di sole, fra zucchero filante, tante mascherine sorridenti, la banda della città di Alessandria e gli sbandieratori dell'associazione Aleramica che hanno sfilato per le vie del centro storico. Migliaia di persone hanno gremito Piazza della Libertà per partecipare, su invito dell'amministrazione comunale, al carnevale cittadino. Dopo la festa al quartiere Cristo, la manifestazione più colorata dell'anno si è conclusa in centro, tra gli applausi per le band alessandrine The Four Horsemen e i Masnà e l'esibizione di oltre 40 atlete di due società sportive di Asti e Cuneo nelle discipline dell'hip hop e in una magistrale routine di cheerleading. Le stesse atlete hanno appena vinto una medaglia d'argento in una competizione internazionale ad Amburgo, grazie all'impegno del coach Paolo Cravanzola, che ha partecipato più volte al campionato mondiale. Sul palco, accanto al sindaco Giorgio Abbonante e al suo vice Marica Barrera, il brillante conduttore del Carnevale Alessandrino, Stefano Venneri, che ha presentato la manifestazione e le tante scuole alessandrine che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. Non sono mancati i clown Marameo, che si sono collegati con l'ospedaletto infantile, ed è stato Gianni Pasino a raccontare la businà fra politica e grigi. E poi è arrivata lei, la tanto attesa Cristina D'Avena, che ha fatto cantare la piazza gremita coi suoi grandi successi. Ora si lavora al 2024, quando in centro, assicurano gli organizzatori, torneranno anche i carri.